oggi stiamo andando a trovare un personaggio davvero amato dai siciliani, una persona davvero speciale di cui conosceremo delle cose inedite. Salvo la Rosa. Buonasera, benvenuti. Comusi, è a posto. Prego, prego, si accomodi. Dai Salotti TV al salotto di Salvo la Rosa. È oggi con grande piacere che siamo qua ad ascoltare la tua storia. Qual è la prima cosa che pensi al mattino quando ti alzi? Guarda, la prima cosa che faccio al mattino quando mi alzo è il segno della croce per ringraziare Dio per il fatto che ho passato un'altra nottata e chiedergli una protezione per tutto quello che avverrà durante il giorno. Quindi questo è il primo gesto e anche l'ultimo che faccio alla sera quando vado a letto, quando faccio le mie personali preghiere e poi dopo devo dire che mi prendo il mio latte e caffè, quindi la mia giornata comincia così. Dopodiché vado in bagno, mi lavo, mi preparo e poi esco da casa, a meno che non abbia un po' di tempo per guardare un po' di rassegna stampa sul computer, guardare Facebook, guardare Instagram, guardare Twitter, che sono mezzi per me fondamentali perché mi permettono di tenere i contatti con la gente che mi vuole bene e che mi segue, e poi comunque comincia la giornata. Questo nel giorno medio, poi se ci sono altri impegni particolari, ovviamente ci sono anche altre situazioni. E c'è una frase, un qualcosa che ti dici per motivarti quando ti guardi allo specchio? Ma non c'è una frase precisa, però tornando al discorso di prima, cioè anche affidarmi a Dio e chiedere protezione, diciamo che ogni mattina sono io stesso a darmi forza, perché mi dico anche oggi bisogna sbracciarsi, bisogna fare qualcosa, bisogna lavorare, bisogna andare a trovare mamma e papà, che sono anche come dire, dei miei punti di riferimento costanti, quindi andarli a trovare quasi tutti i giorni, per non dire tutti i giorni, è una cosa importante. Per cui diciamo che io cerco sempre di autostimolarmi, perché sono un po' pigro e ogni tanto se mi faccio prendere un po' dalla pigrizia magari tendo anche a stare un po' di più a casa, che è una cosa bella che faccio volentieri. Quindi diciamo che io mi ritengo una persona fortunata perché faccio un lavoro che mi piace, ho una bellissima famiglia, ho un lavoro che mi dà soddisfazioni, ho una vita normale e tranquilla che mi dà tantissimo, per cui non mi abbatto, non mi impigrisco, non mi fermo e quindi riparto quotidianamente. Salvo, ma per te che sei un uomo di spettacolo, come hai fatto a conciliare così bene la tua carriera professionale con la famiglia? Perché ho dato sempre precedenza alla famiglia, nonostante il mio lavoro sia molto invasivo e anche molto impegnativo, perché io l'ho sempre fatto a livello professionale, quindi come dicevo prima l'ho sempre fatto con grande impegno e grande passione. Però sono fermamente convinto che poi le cose importanti nella vita siano sostanzialmente altre, quindi la famiglia è sicuramente al primo posto, perché poi è quella cellula che ti dà anche la forza e la serenità per fare bene il lavoro. Quindi non è che tu stai bene in famiglia se stai bene al lavoro. Soprattutto fai bene al lavoro se stai bene in famiglia, se hai serenità, se trovi quando torni a casa una moglie con la quale parlare e con la quale condividere cose belle e cose brutte, problemi e soddisfazioni, se trovi dei figli che ti riempiono la casa di allegria, se hai ancora, come nel mio caso, i genitori in vita con i quali appunto poterti confrontare e con i quali poter parlare. Ecco, adesso mi mancano un po' i figli, parlando di famiglia, perché da quando hanno compiuto 18 anni sono andati via per trovare una loro sistemazione e una loro realizzazione, quindi questa cosa ci addolora molto, ma nello stesso tempo ci riempie molto di gioia perché abbiamo due ragazzi meravigliosi
che sono andati via non per perdere tempo, ma proprio per realizzare i loro sogni. Per Gianluca quello di fare cinema, e quindi fa l'aiuto regista, devo dire, anche a buoni livelli, e per Giuliano quello di realizzarsi nel campo dell'economia, del management, lavora in una grande finanziaria a Parigi, quindi siamo, ecco, come dire, addolorati perché avere i figli a casa è una cosa meravigliosa, ma contenti perché poi quando tornano sappiamo che tornano felici e contenti perché sono contenti di quello che fanno. E il Salvo la Rosa papà vorrebbe che questi figli un giorno tornassero, oppure pensi che la loro vita ormai sia... Io voglio sempre che siano felici e realizzati, ma questo dobbiamo volerlo tutti noi genitori. Non facciamoci prendere poi dall'egoismo, dalla voglia a tutti i costi di averli a casa, che è una cosa bellissima e fondamentale. Però il discorso dell'arco e della freccia è perfetto, no? I figli sono delle frecce, noi siamo l'arco che li indirizza verso un bersaglio che poi è la realizzazione positiva nella vita. Quindi purché siano felici loro, io sono contento. Se avranno la possibilità di tornare, sono doppiamente felice per me e per mia moglie, ma anche per questa terra che purtroppo sta perdendo tutti i suoi figli migliori, perché quando un ragazzo intelligente e bravo, quando una ragazza intelligente e brava vanno via, è una grave perdita per questa terra, perché perdiamo dei figli che potrebbero fare cose belle per questa terra che problemi ne ha, come dire, una vagonata. Però dobbiamo anche essere coscienti del fatto che a volte questa terra non ti dà la possibilità di realizzarti al meglio, e quindi se mio figlio vuol fare cinema è chiaro che devo andarlo a fare a Roma, su questo non c'è dubbio. Se l'altro mio figlio vuole fare economia ad alto livello ed è in grado di farla, è giusto che la vada a fare a New York piuttosto che a Parigi, piuttosto che a Londra dove ha studiato. Ma io sarei felice se tornassero, doppiamente felice per i motivi che ti ho spiegato, ma devono deciderlo loro, altrimenti mi piglia valigia e ci vai io. Del resto uno vive a Parigi, l'altro vive a Roma, insomma posso anche essere soddisfatto di questo. La cosa che davvero colpisce di te e che sicuramente ti rende uno dei personaggi più amati di questa terra è la solarità, la positività e l'approccio umano che hai nei confronti delle persone, dei telespettatori, della gente che ti incontra per strada e ti ferma. Tu sei sempre sorridente, sei sempre impeccabile e sei tutta umanità. Non a caso il tuo slogan è Cututtucore. Guarda, diciamo. Allora io ti dico una cosa, io sono così sempre. Per cui quella telecamera che abbiamo di fronte non è per me un muro, non è per me uno specchio, non è per me una parete, per me è come se non esistesse, cioè io parlo con la gente allo stesso modo, sia quando sono in teatro, sia quando sono su un palcoscenico, sia quando sono in TV, sia quando sono per strada, perché sono fatto così, bene o male lo devono decidere gli altri, ma io sono così sempre in TV, in teatro, sulla scena o nella vita di tutti i giorni o in via Etnea, dove è facile incontrarmi perché io amo camminare a piedi e fare lunghe passeggiate, per cui quando ho qualche momento libero o anche quando me lo invento qualche momento libero, io passeo soprattutto di notte. Ecco, per esempio sono stato al Festival di Sanremo per realizzare dei servizi per l'emittente per la quale collaboro, che è TGS, anche per RTP, anche per la radio RGS, e alla fine di una giornata terribile, lunga, piena di impegni, piena di interviste, piena di votazioni alla sala stampa del Teatro Ariston, io prima di andare a letto mi facevo una passeggiata sul corso principale, poi andavo a Forte Santa Tecla, dove c'era una postazione di Radio 2, mi faceva una furriata e poi tornavo in albergo. E questo lo faccio spesso, io abito al centro, come vedi, e quindi, come si dice a Catania, calo verso il centro, perché a Catania uno cala, no? Cala Piscaria, cala centro. Vado verso il centro, mi faccio una bella passeggiata, se incontro persone le saluto piacevolmente. Qualche volta qualcuno mi scrive su Facebook, ecco, oggi l'ho vista in via Etnea, non l'ho voluta disturbare perché mi sembrava assorto nei suoi pensieri. Io dico sempre, hai fatto male, fermami, parlami, perché è una cosa che mi fa piacere fare, ecco. Anche perché dico sempre che la gente poi è molto garbata, ecco, ti vuole bene, e quindi è giusto che tu
risponda a questo bene in maniera positiva, ecco, che tu ricambi questo bene. Ecco perché io utilizzo molto i social, perché è un mezzo moderno importante per tenere i contatti costantemente con tutti. E allora, se qualcuno ti scrive e ti dice cose belle o anche ti fa qualche critica, è giusto che tu debba rispondere con tutto cori. Se vuoi ti dico anche da cosa deriva questa Assolutamente, siamo curiosi di sapere. Guarda, anche in questo caso tutto ritorna alla famiglia. Io avevo una nonna meravigliosa dalla quale andavo tutte le domeniche, perché era giusto andarla a trovare, mi faceva piacere. Quando io andavo via, era lei che mi ringraziava. Lei mi diceva: «O nipote, ti ringrazio, che te vuodasti rimia». Quindi mi ringraziava del fatto che io la pensassi e l'andassi a trovare costantemente. E quando ero sull'uscio della porta, mi salutava, mi abbracciava e mi diceva: «U signore ti benedici, ti abbraccio con tutto il cuore». Quindi questa dedica, o comunque questa benedizione di mia nonna, mi è rimasta sempre nel cuore, quindi mi fa piacere utilizzarla proprio per quelle persone che mi vogliono bene. Poi ci siamo modernizzati, abbiamo messo l'hashtag, quindi hashtag con tutto il cuore, ma va bene così, insomma, ecco il significato. Chi sono le persone che ti mancano di più, che non hai più accanto? Hai appena nominato la nonna. Ma guarda, io ti ripeto, ho questa grande fortuna, questa grande grazia di Dio di avere i genitori ancora in vita. E quindi ho la fortuna e la gioia di poter vedere mia madre e mio padre tutte le volte che voglio e di andarli a trovare tutte le volte che voglio. E quindi a 54 anni è davvero una cosa molto bella. I nonni mi mancano tanto perché io sono fermamente convinto che la persona anziana sia fondamentale, perché è un patrimonio, è una fonte di esperienza, di aneddoti, di amore e di affetto che altre persone non riescono a darti. Quindi ne approfitto e faccio un appello anche attraverso questa tua trasmissione affinché veramente ci sia rispetto per le persone anziane, per i vecchi, per quelli che sono un po' più avanti negli anni. Molto spesso li abbandoniamo, li mettiamo da parte. Ecco, ritorno al discorso che io da ragazzino andavo a trovare mia nonna perché avevo il piacere di andarla a trovare, mio nonno, i miei nonni, fino a quando sono stati in vita. E quindi non li abbandoniamo, sono la nostra memoria, la nostra esperienza. Sono teneri, sono affettuosi, quindi amiamoli. Quindi i nonni mi mancano molto, mi manca qualche amico che purtroppo ho perso per strada perché la vita se l'è portato via, qualche maestro che mi ha insegnato tanto. Però mi ritengo, appunto, ti ripeto, una persona fortunata perché faccio quello che amo fare, perché io da bambino volevo fare questo, quindi il giornalista, il comunicatore, e questo sono riuscito a fare, e mi ritengo fortunato perché poi ho accanto a me una struttura solida, la famiglia, gli amici, i colleghi, mi ritengo, appunto, ben supportato. Da questo punto di vista non mi lamento. E hai attraversato anche tu però dei momenti bui? Dei momenti bui da cui sei uscito a testa altissima. Ma guarda, la vita, adesso dico una cosa banale, è fatta di cose belle, di cose brutte, di momenti felici, di momenti difficili. Devi avere sempre la forza per affrontarli al meglio. Anche i momenti felici vanno affrontati, perché a volte ti possono portare a sbarellare, no? A perdere un po' la testa, ad inebriarti di felicità e di positività, dimenticando che poi c'è anche dell'altro nella vita. Sì, beh, i momenti difficili ci sono sempre stati, ci sono stati anche in passato, quando ho dovuto fare delle scelte, per esempio, quando ho dovuto prendere delle direzioni piuttosto che altre, recentemente, quando dopo 36 anni sono andato via da una grande e bella famiglia come Antenna Sicilia e come Insieme, che mi hanno dato tantissimo e alle quali ho dato veramente tutto me stesso. Però si cambia, si volta pagina, ci si rimette in gioco, si affronta anche il dolore, perché c'è, e quindi facendo leva sul tuo talento, sulla tua professionalità, sulla tua volontà, sulla tua caparbietà, poi devi assolutamente ritrovare la forza per andare avanti. Quindi anche quel momento è stato superato e adesso continuo. Anche se devo dire, non mi sono fermato mai, per la verità, e
ed è stata una bella fortuna, ecco. Grazie anche, lo devo dire, a chi ci segue, perché mi hanno aiutato molto, mi hanno supportato molto, quindi è stato un momento superato brillantemente, in maniera, diciamo, piuttosto rapida, grazie a Dio. Ma il Salvo bambino che voleva fare il giornalista. Come no? Si ispirava. Voleva fare il giornalista, l'imitatore. Si ispirava a qualcuno in particolare? Ma guarda, io devo dirti che guardavo la televisione con voracità quando ero bambino. E non soltanto i cartoni animati, come è giusto che sia, ma anche le trasmissioni di intrattenimento. Io mi ricordo tutte le canzonissime di quel tempo, mi ricordo tutte le trasmissioni di varietà del sabato sera. Io restavo a casa di zia Rosa, perché mia madre e mio padre, dopo una settimana di lavoro, uscivano, e il sabato sera lo passavo a casa di mia zia Rosa, che era la zia più anziana, più grande, e restavo a casa con zio Pasqualino, suo marito. I suoi figli erano più grandi e uscivano, e io restavo con questi due miei zii meravigliosi, che non ci sono più. Ecco, loro due mi mancano tanto, per esempio. E mia zia si guardava il varietà di prima serata del sabato, io me lo guardavo con lei, e ti devo dire che lo guardavo con gli occhi del ragazzino, ma lo guardavo già con gli occhi di chi amava quei conduttori, quelle conduttrici, quei balletti, quelle esibizioni, quegli attori meravigliosi che riempivano lo schermo, quindi Pippo Baudo, Corrado, Sandra Mondaini, Raimondo Vianello, Alberto Lupo, ecco, li ricordo veramente tutti, Mike Buongiorno, quel varietà straordinario, le gemelle Kessler, quindi quel varietà che mi è rimasto dentro e che mi ha insegnato davvero tanto. Quindi io la televisione l'ho sempre guardata con amore, l'ho sempre voluta fare, ho sempre voluto comunicare. Da bambino a scuola io ho aperto nella mia scuola, ai Salesiani di Cibali, il giornale di classe, il giornale di istituto. Ovviamente lo dirigevo, altrimenti non poteva essere diversamente, ma non per altro, perché poi ero il bambino, il ragazzino che aveva più passione per il giornalismo. Ho portato con me alcuni compagni di scuola che facevano i redattori, abbiamo fatto il giornale di istituto. Lo facevamo strappando i foglietti dal mezzo degli album, dei quadernoni, quindi rovinandoli. Ad un certo punto Don Martinez se ne accorse e ci disse: ragazzi, ma perché appezzate tutti i quadernoni? Noi con la colla vinilica attaccavamo gli articoli, ci mettevamo le fotografie, scrivevamo. Avevamo il ciclostile ai Salesiani e abbiamo fatto il primo giornale d'istituto. Poi ho presentato lì, presentavo tutte le recite di fine anno, quindi insomma i Salesiani, che non finirò mai di ringraziare, sono stati una palestra importante. La scuola di Don Bosco, che diceva che bisogna essere buoni cristiani, onesti cittadini, è stata per me fondamentale e lo è tuttora. Se dovessi scegliere una colonna sonora per la tua vita, quale sarebbe? Nuovo Cinema Paradiso, che è il film della mia vita e la colonna sonora che poi ha portato questo film anche a vincere l'Oscar come miglior film straniero, è fondamentale, perché poi anche quella è una storia che mi piace molto, perché mi ricorda molto la storia che stanno vivendo i miei figli, di questo bambino che voleva fare a tutti i costi il cinema, perché lui si trovava nella cabina di proiezione del film, ad aiutare il vecchio operatore, e che poi andò a Roma e diventò Peppuccio Tornatore, peraltro. E quindi questa storia mi piace molto. Tutte le volte che la vedo, tutte le volte che vedo questo film, piango, perché io al cinema piango, e quando vedo certi film piango pure. E quindi quello è il film della mia vita, e quella è la colonna sonora della mia vita, del maestro Ennio Morricone, quindi, che ringrazio per tutto quello che ci ha regalato. C'è un oggetto da cui non ti separi mai? Guarda, purtroppo adesso è il telefonino. Dico purtroppo, ma poi se usato bene è un mezzo importante, perché ti permette, appunto, essendo uno smartphone, parlare, di collegarti con il mondo e di avere sempre un rapporto diretto con tutti. Infatti in questo momento sto soffrendo perché ce l'ho là, non ce l'ho addosso, perché altrimenti le onde del telefonino interferiscono con il radiomicrofono. Sì, questo potrebbe essere, se vuoi, un oggetto che
che tengo sempre a portata di mano. Per il resto non ho manie particolari. E c'è un rito scaramantico prima della diretta? Allora, per esempio, io ce ne sono alcuni. Intanto entro in teatro sempre dalla stessa porta, sempre facendo la stessa strada, sempre entrando sul palcoscenico dallo stesso punto. Quindi, per esempio, al teatro ABC c'è una strada che percorro. Entro da una parte, giro dalla platea e salgo dal centro, per dire. Questo lo faccio. In altri posti faccio altre strade. Poi ce n'è un altro che un po' appartiene a tutti: quando cade a terra il copione lo si sbatte 3 volte dopo averlo preso. E poi ci sono altre cose, a volte il braccialetto sempre uguale, questo con la Sicilia, questo con la Trinacria. Sono piccoli gesti scaramantici che li fai perché li fai, insomma, poi insomma ci credi fino a un certo punto, però li fai. Qual è il colore che più ti rappresenta? A me piace molto l'azzurro. L'azzurro mi piace molto anche nelle scene, perché è un colore che mi rilassa molto. Tutte le tonalità dell'azzurro mi piacciono molto. Che cos'è la felicità per Salvo La Rosa? Guarda, quella che sto vivendo in questo momento, cioè la felicità è stare bene con te stesso e con gli altri, e gli altri sono i tuoi cari in primis, i tuoi amici, i tuoi colleghi di lavoro e quindi il pubblico, che per me è fondamentale, perché così come il commerciante vive per i suoi clienti, noi viviamo, professionalmente parlando, per i nostri telespettatori, per i nostri lettori, per i nostri spettatori. Per cui la felicità è star bene, la felicità è star bene in salute, ma star bene nei rapporti di tutti i giorni. Quindi poter dire, ecco, alla fine di una giornata, quando vai a letto, facendoti il segno della croce, grazie perché ho passato un'altra bella giornata, magari con qualche problema, magari con qualche difficoltà che abbiamo affrontato e che ho affrontato, però alla fine sono felice perché tutto è andato bene e a pozzo contare, si dice, no? A pozzo contare una voce aiunnata di vita, di lavoro. Quindi la felicità è questa. Non c'è bisogno di grandi cose per essere felici, bastano piccole cose normali che ti facciano stare bene. Ecco, questa parola di 4 lettere è fondamentale: star bene con te stesso, con gli altri. Ecco, in questo momento io ti devo dire, ne ho fatte tante interviste, anche se soprattutto sono io che intervisto, quindi non sempre mi trovo a mio agio quando vengo intervistato, però in questo momento sono felice perché mi stai intervistando tu, persona che stimo e con la quale ho sempre lavorato molto bene, quelle poche volte che abbiamo lavorato insieme, in un ambiente molto carino, come si suol dire, a me casa. Quindi c'era una vecchia gag che non ribadirò qui perché non sono bravo, di Gina Storina, che cominciava così: io era a me casa, era contento, perché diceva chi mi può capitare a me casa, quando a un certo punto lo ha chiamato sua moglie e sono capitate tutta una serie di disavventure, perché poi sua moglie gli chiede di andare a buttare la spazzatura, insomma, e quindi succedono cose incredibili. Però quando uno è a sua casa, che cosa può temere? Ecco, la serenità, ecco, la felicità, la gioia delle cose che ti fanno star bene. Per chiudere, come ti vedi tra 10 anni? Vecchio, no. Beh, mi vedo un conduttore sempre contento e felice, magari nonno, ecco, è una cosa che mi piacerebbe. I miei figli sono ancora molto giovani, ma fra 10 anni potrei anche essere un nonno felice con i miei meravigliosi nipoti, perché no? Salvo bambino, salvo presentatore, salvo papà, salvo nonno. E beh, questa è la vita, no? Tutti i percorsi della vita. Salvo l'amico dei siciliani che vorremmo salutare. Adesso vorrei che tu rivolgessi proprio un augurio, un pensiero a loro che ti seguono. Ma guarda, io posso solo dire grazie alle persone che mi seguono per tutti i motivi che abbiamo anche sviscerato in questa bella intervista, perché mi vogliono bene, perché mi danno forza, perché mi danno una ragione in più per lavorare bene ogni giorno, perché mi dimostrano sempre affetto. Quindi non finirò mai di ringraziarli. Io mi alzo un attimo, guarda, facciamo così, eccoci, con tutto cuore. Ecco, questa volta ci sta benissimo, perché loro ci mettono il cuore e io rispondo sempre con passione, col cuore e con tutta la mia anima. Quindi grazie, 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 e grazie anche a te e a Video Mediterraneo. Salvo La Rosa.